siamo qui, Alessandra, per scoprire una tua prima proposta di menù vegan, completamente vegano, dall'antipasto fino al dolce addirittura. Vedremo questi piatti, anche per andare a scoprire che cos'è un po' il mondo vegan, quindi andremo a fare un viaggio in quello che è la cucina vegana oggi. Certo. Intanto ti volevo chiedere perché siamo qui, Alessandra, a casa tua, bellissima casa e bellissima tavola. Grazie. Cosa ci fai vedere oggi? Oggi prepareremo un menù completo, dall'antipasto al dolce. Tutto un menù vegan? Tutto vegan, e con delle idee anche di finger food e di raw food. Adesso iniziamo con un antipasto. Okay. Tu sai che io non so nulla, quindi mi devi proprio guidare in questa scoperta della cucina vegan. Sì, allora, questo antipasto è composto da una frolla salata fatta con farina integrale e tahin e poi prepareremo una crema d'avocado da abbinare a questa frolla con dei pomodorini essiccati. Poi ci devi far assaggiare queste cose. Certo. Mi spiace per voi che potete solo guardare, però è fondamentale assaggiare. E poi ci sarà dell'hummus di ceci con delle polpette di quinoa. Allora, iniziamo a preparare la crema di avocado. Ci sono 50 grammi di mandorle tritate, un avocado, poi una piccola cipolla a pezzi, un po' di limone, diciamo 2 cucchiai di succo di limone, un pizzico di peperoncino, origano e curry e un cucchiaio di concentrato di dattero per dare un retrogusto un po' dolce. Sto notando che è abbastanza speziato, cioè... Sì, è una crema speziata che contrasta un po' con la pasta frolla che insomma ha un sapore basico. Ma in genere nella cucina vegan si usa speziare molto i piatti? Sì, sì, si usano molto le spezie per aromatizzare un po' tutti gli ingredienti, sì, perché poi si usano anche cose semplici come la quinoa, che magari va speziata, va aromatizzata con erbe aromatiche, con spezie o con oli magari fatti con peperoncino, con altri aromi. Poi mettiamo un po' di olio. Olio di quello buono. Olio evo, sì, extravergine di oliva. E andiamo a frullare. Abbiamo frullato il nostro avocado, è diventata una bella crema. La facciamo anche vedere, sì, a Stefano, che ha già l'acquolina in bocca, si è già prenotato. Qui abbiamo ottenuto una crema praticamente di... Sì, abbiamo ottenuto una crema di avocado, speziato come abbiamo visto, e ora la mettiamo su queste frolle. Facciamo vedere bene Stefano. Si può fare anche con la sacca a poche, che magari viene un risultato più elegante. Più elegante. Questo. Però siamo tra amici, siamo in famiglia, quindi insomma, è così. I suggerimenti che penso stiamo dando oggi con questa proposta di menù vegan sono proprio per tutti, cioè anche alla portata, sì, certo, di tutti, per persone comuni, quindi non stiamo
come ho capito non vuoi dare un suggerimento adesso per gli chef stellati, ma no, parlare a tutti, ecco, cioè ricette che possano, una proposta di menù vegan da, dal primo fino al dolce, possa essere dall'antipasto addirittura fino al dolce, che possa essere per tutti. Certo. E a questo aggiungiamo dei pomodorini essiccati con semplicemente con dell'origano. Invece poi a questo abbiniamo un hummus di ceci che è fatto praticamente con ceci bolliti e poi della salsa tahina, dell'olio, dell'aglio, prezzemolo, la classica hummus di ceci classico semplice. E, lo metti qui in una coppa? Sì, lo serviamo in una coppa con quinoa e un po' di menta. Allora, io ti seguo sul blog provegolose.it. Sì. Una delle cose che mi piace è non solo ricette, detto sinceramente, fattibili alla portata un po' di tutti. Sì, sono molto semplici. E anche per i profani come me, per i curiosi come me, però mi piace anche l'impiattamento, si dice, giusto? Cioè come vengono presentati, anche quello è un valore, sì, certo. È importante, perché sì. Da lucentezza alla presentazione del prodotto. Sì, ma secondo me è molto importante la presentazione del piatto. Anche per una cena semplice, magari tra amici, però è un valore, sempre un valore in più, sì. Una cura in più. E qui cosa aggiungiamo? Questa è una polpettina di quinoa che è fatta semplicemente con la quinoa, delle erbe aromatiche è saltata con dell'aglio in padella e poi viene unita e si formano in queste polpettine. Vabbè, aggiungiamo anche un pomodorino che ci sta bene come colore. Come colore, quindi anche l'abbinamento di colori è importantissimo. Perché poi vedo sul tuo blog sempre delle belle foto dei piatti, delle colorati. Nuove ricette, molto colorate, bellissimo. Vero. E questo praticamente è pronto. Sì, questo è pronto, se vuoi assaggiare. Adesso ragazzi spegniamo tutto, vi salutiamo, no, dobbiamo continuare ma ci prenotiamo già. Questo è l'antipasto. Sì, del nostro, in questo primo menù vegan al quale vi abbiamo invitato a guardare, purtroppo, però ci sarà modo anche per voi un giorno di provare, certo, questi prodotti. Fatelo a casa, adesso poi vi diamo la ricetta che riepiloga un po' tutto questo primo piatto. Per la frolla, 150 g di farina tipo 2, sale quanto basta, 2 cucchiai di tahin, 30 g di olio evo, 30 g di acqua, 40 g di latte di soia, un pizzico di lievito per dolci, scorza di limone e pepe nero. Per la crema di avocado, un avocado maturo, una piccola cipolla fresca, peperoncino in polvere, sale, curry, origano, limone, un cucchiaio di concentrato di dattero, 50 g di mandorle pelate ridotte in polvere, pomodori per completare.